Il tema che affrontiamo oggi lo affrontiamo spinti da un'esigenza che è quella di indagare le origini dell'oppressione della donna, quali sono le condizioni, i modi in cui si manifesta ancora oggi e per rispondere a una campagna reazionaria che viene portata avanti di attacco ai nostri diritti, una campagna contro la libertà sessuale delle donne. E appunto noi negli ultimi anni abbiamo visto delle lotte importanti che si sono svolte intorno a questi temi e che hanno avuto una grande partecipazione, in particolare giovanile. Siamo convinti che oggi abbiamo l'esigenza di affrontare questo tema e in particolare lo facciamo per prepararci alle lotte future. Quindi quello che abbiamo visto fino ad oggi è solo una parte di quello che ancora vedremo. Come dicevo, io mi occuperò di moderare questo dibattito, vuol dire che darò i tempi dei vostri interventi, vi lascerò la parola quando è il vostro turno. È possibile, dicevo, durante tutto il dibattito segnarsi per intervenire, io però invito a farlo già dall'inizio e quindi dalla relazione di ONS, in modo da avere un quadro chiaro di quali sono gli interventi prenotati e permettere che tutti abbiano il tempo necessario per intervenire. Se ONS è pronta, io lascio a lei la parola per la relazione. Sì, la... Grazie. Mi sentite? Sì. Perfetto. Bene, grazie Federica per l'introduzione. Benvenuti a questo gruppo di studio marxista. Io appunto sono Sabdelhamid di Sinistra Classe Rivoluzione e oggi in realtà discutiamo davvero di tante cose. Una cosa che mi è rimasta impressa è che inizialmente questa discussione, questa relazione aveva come tema centrale le diverse forme, cioè insomma come prospettiva aveva lo scopo di trattare le diverse forme di bigottismo a scuola riguardante la sessualità. Solo che analizzando la questione, infine si arrivava a comprendere che questi meccanismi non è che si fermavano ovviamente alla scuola o si manifestavano solo a scuola, ma erano piuttosto il riflesso di meccanismi presenti nella società tutta. Allora da qui si arriva ad analizzare il ruolo della famiglia tradizionale patriarcale in una società capitalistica per capire poi perché qualsiasi tema legato alla sessualità, all'identità di genere, alle forme di discriminazione legate a questi due punti precedenti presenti in questi campi, che dunque mettono in discussione la struttura della famiglia tradizionale composta da marito, moglie e figli, faccia appunto così tanto fatica a realizzarsi, no? E da qui poi arrivare ad analizzare la famiglia e capire qual è la forma di oppressione che comincia all'interno delle mura domestiche stesse, non si ferma lì, ovvero l'oppressione della donna, l'oppressione femminile, e poi come questa si estende poi in ultima istanza di nuovo alla società. Dico questo per dire che il tema è ampio, cioè ci sono diversi temi, i punti sono già numerosi e secondo me la forza di una discussione simile si vede anche poi nella discussione, nel dibattito di cosa si può aggiungere, perché come avevo già detto c'è un punto, te ne apre altri sette, ecco. E questo. Io comincio dal dire perché è importante trattare di questo tema. Trattarne oggigiorno è più che necessario. Se guardiamo al mondo non possiamo ignorare l'enorme contraddizione palese di una società che da una parte tenta, insomma, si fa portavoce, quantomeno esatto, ci prova di essere appunto portavoce di valori quali maggiore inclusività, accettazione, diversità, mentre dall'altra la società e le istituzioni che la compongono presentano meccanismi di funzionamento che sono reazionari, elementi di bigottismo totalmente incoerenti anche alle sue presunte intenzioni. Questo è già tipo un punto di domanda che ci poniamo. Io per esempio appunto sono una studentessa alle scuole superiori e come immagino maggior parte degli studenti, se non tutti,
tutti abbiamo una raccolta di aneddoti o di vita personale vissuta o appunto di cose che abbiamo assistito a scuola che riguardano dal commento di un insegnante sul vestiario, come per esempio abbiamo sentito recentemente il caso del liceo Socrate a Roma. Appunto la vicepreside rimprovera le sue studentesse per aver portato la gonna, oppure non so, comportamenti strani da un insegnante, sguardi maliziosi, classico professore presente in tutte le scuole, sul conto del quale appunto girano diverse voci. E qui è indicativo, per esempio, l'esempio di cronaca dell'insegnante a Novara che ha letteralmente sfruttato il rapporto asimmetrico che è presente tra studente e insegnante, quindi un rapporto di forza dove lui era il vincitore, per molestare alcune sue studentesse che per aggiunta erano addirittura minorenni. Ma non solo, c'è il classico esempio del dirigente che è scolastico che non concede, per esempio, l'assemblea di istituto sui temi LGBT, l'esempio delle pessime, insomma, esperienze che soprattutto le ragazze hanno da raccontare per quanto riguarda lo stage, l'alternanza scuola-lavoro, eccetera. Non solo ti costringono a lavorare gratis, ma poi devi anche subirti questa ulteriore oppressione. E in generale, comunque, ci sono diverse situazioni generali, in parte le ho presentate adesso, che anche se veramente non viene indicato alcun dato utile, no, che rende il fenomeno descritto come particolare e specifico in una realtà scolastica, ripeto, particolare, insomma, tutti hanno capito il discorso, magari l'hanno collegato a esempi loro, eccetera. E secondo me questo ci indica già due aspetti che sono utili nell'analisi, ovvero uno, il livello di estensione del fenomeno, perché appunto sono generali, però tutti le riconosciamo, tutti ci riconosciamo in queste, e vuol dire che letteralmente sono dappertutto, e quindi non è che è una cosa, ripeto, che magari dipende dalla mancata educazione di un determinato professore o di un determinato dirigente scolastico, eccetera. È proprio, si parla di strutture, ecco, questo. E ecco, sono parti strutturali di una scuola e si ripetono ovviamente nel tempo e nello spazio. Però questo vuole anche dire che, dato che questi elementi poi diventano parti strutturali, anche la denuncia di episodi simili va automaticamente diminuendo, perché si verifica questa cosa tremenda che diventano poi considerati norma, che è la cosa peggiore. Recentemente abbiamo sentito un altro caso di cronaca, questo lo dico per arrivare al secondo punto, dell'educatrice di Torino, quella maestra d'asilo, che praticamente, cioè anche recentemente se n'era riparlato perché sono stati trovati messaggi vocali della dirigente che l'aveva licenziata, dove si poteva sentire: io prendo ogni pretesto per mandarla via, cercate di farla sbagliare, così per insomma, per anche dimostrare il livello di coscienza di questa dirigente. Ma questa era la storia di una relazione, insomma, sentimentale, anche sessuale, finita per una ragione o l'altra. Il ragazzo decide, cioè che ormai era l'ex, decide di diffondere materiale, insomma, privato, per vendetta, condividendolo in questo gruppo di calcetto dove c'era, insomma, il padre di uno degli studenti della maestra. La moglie lo vede, ne va a parlare con la preside e letteralmente questa educatrice, che è stata vittima di un crimine, del revenge porn, viene letteralmente punita per qualcosa che ha fatto qualcun altro, ecco. E questo lo dicevo perché questa questione, ma come tante altre, entrano in quella categoria di esempi, no, di bigottismo, soprattutto a scuola, che riescono ad arrivare, per esempio, sulle pagine dei giornali o altri canali di informazione. Quindi vengono effettivamente trattate, a differenza di, come vi ho detto nel punto precedente. Solo che il modo in cui vengono trattati è l'altra faccia della medaglia, perché attraverso il modo in cui viene scritto di questi fenomeni è chiaro, diventa palese che la narrazione, insomma, degli eventi per mezzo di strumenti di stampa che non può che non essere borghese, palese, ecco, rende palese quello che prima abbiamo chiamato appunto le contraddizioni insuperabili dell'ideologia dominante.
per esempio usando strumenti come il victim blaming, ovvero trovare elementi della vittima e considerarli anche in parte come moventi. Non doveva fare questo video se il sesso porte chiuse fosse appunto il crimine compiuto, non doveva vestirsi in quel modo, avrebbe dovuto saperlo, eccetera. Questo per quanto riguarda la vittima. Dall'altra, cercare appunto di creare anche una forma di empatia nei confronti di chi il crimine lo conduce. Gelosia, era così innamorato che, oppure non ci aveva pensato, impulsività, eccetera, eccetera. E secondo me è sempre opportuno trattare, ecco, di come un fenomeno, come un determinato fenomeno viene poi trattato a livello mediatico, perché così facendo anche si estende il discorso, perché non si parla più di i problemi del bigottismo a scuola, ecco, già lì entriamo in ambito della società e di come quel determinato fenomeno, insomma, viene rappresentato. E se pensiamo per esempio a uno strumento come il giornale, che come scopo preciso ha esattamente quello di rappresentare la verità, insomma, descrivere una realtà. E la domanda da porsi è sempre, deve sempre essere verità di chi, per chi, insomma. E se la domanda che sorge spontaneamente subito dopo è chi è che ha i mezzi economici per effettivamente condizionare la narrazione della realtà? E qui diventa palese che come chi possiede effettivamente i mezzi economici, chi ha il ruolo del finanziatore desidera che la versione dei fatti sia rappresentata secondo la sua ottica, quella di un oppressore a livello economico, quello di uno sfruttatore. Ed è così che, diciamo, la narrazione degli avvenimenti, i mezzi di comunicazione più grandi, ecco, borghesi, è automaticamente narrazione dominante. Poi non vuol dire che va screditata, nudizzata, non è questo il tipo di discorso che stavo facendo. E quindi un'ideologia dominante che da una parte non può che non essere bigotta, reazionaria, e dall'altra, per risolvere la questione di prima, un'ideologia che strumentalizza elementi progressivi in sé, come per esempio l'importanza di inclusività e diversità, in ultima istanza per allargare il campo di acquirenti di un eventuale prodotto, dato che appunto l'unico fine è il denaro e la ricchezza. E secondo me partire dalle contraddizioni di queste narrazioni è il primo passo per poi cominciare a smascherare l'ideologia borghese, che come asse centrale della sua esistenza soprattutto la pretesa di presentarsi come qualcosa che superi le ideologie, che ovviamente sono due, sono fascismo e comunismo, e invece no, partire mostrando le contraddizioni mostra anche ai più ciechi quanto effettivamente, cioè i più ciechi intendo quelli sempre più imbevuti di questa ideologia stessa, appunto la sua reale natura. E sappiamo che appunto prendere coscienza di un problema è il primo passo ovviamente per superarlo. E io soprattutto non penso che sia casuale che le nuove generazioni che hanno solo vissuto i fallimenti del sistema capitalistico, soprattutto non so se pensiamo a questioni come l'ambiente, il razzismo, la sessualità, così abbiano capito quindi l'importanza, no, di un cambiamento che sia radicale della società, che un sistema appunto che non mostra che oppressione, che miseria e povertà. Ecco, però queste persone, per tornare al discorso, sentono l'esigenza di trattare temi di questo tipo, anche magari attraverso mezzi come le assemblee di istituto o altre forme di protagonismo studentesco, partecipazione giovanile nel dibattito politico. Questa diventa non più una questione sentita a livello personale, individuale, studentesco e basta, ma diventa un mezzo, diventa una questione aperta che può trovare le sue risposte, può trovare appunto la sua risoluzione esclusivamente poi nella necessità di cambiare radicalmente il modus operandi completo della società, ecco. E questo, insomma, per andare più avanti, per procedere, cioè, noi letteralmente siamo partiti da una situazione particolare, poteva essere qualsiasi cosa, io ho citato la scuola perché sì, per arrivare infine a comprendere che, appunto, per esempio la scuola non fa altro che riflettere, appunto, meccanismi della società in cui si trova. Società che quindi comprendiamo vuole che la famiglia abbia una determinata struttura per un determinato fine. Perché spesso quando si parla di famiglia tradizionale si tratta l'argomento come se fossero le istituzioni religiose a condizionare la nostra cultura su questo tempo. Godiamo insomma ancora del peso culturale della Chiesa, ed ecco perché
abbiamo tutte queste idee reazionarie, soprattutto per quanto riguarda la libertà sessuale delle donne e in generale tutte le minoranze e per quanto riguarda la struttura della famiglia. Ma se noi guardiamo alla storia e il suo rapporto, per esempio, con la religione, notiamo che in un determinato contesto storico ciò che si decide di salvare di una insomma narrazione religiosa o un altro è un elemento, diciamo, utile che va verso le necessità sentite di quel determinato tempo. Quindi la questione, secondo me, non deve più essere perché la famiglia tradizionale è difesa dalla Chiesa, ma perché questo elemento, che magari una persona lega al concetto della Chiesa, che in parte è anche difesa dalla Chiesa, però non è che l'ha prodotto la Chiesa, appunto trova le sue origini prima della nascita della Chiesa, è ancora in vigore in una fase così discendente del capitalismo. E, per esempio, recentemente è successo che questa organizzazione integralista cattolica, che appunto si impegna a difendere la famiglia tradizionale, ha tappezzato le grandi città d'Italia con questi manifesti enormi e pubblicitari, giusto per rimanere in tema capitalismo, che raffiguravano appunto questa donna pro vita, non so se l'ho detto, una donna appunto sdraiata a mo' di Biancaneve con appunto una mela avvelenata in mano sopra lo slogan "prenderesti mai del veleno", e appunto la mela sarebbe un veleno, quindi qualcosa di distruttivo, rappresentava la pillola abortiva, ecco, di aborto uguale violenza. E, questa questione ovviamente è già una questione che parte da diversi presupposti per arrivare a dire una cosa simile e poi porta con sé diverse contraddizioni. Il concetto che sta alla base di un ragionamento simile è precisamente quello della donna come proprietà, quindi di qualcun altro. Perché si parla di oggettificazione della donna? Proprio perché lei appare come un oggetto, quindi proprietà che può essere del padre, del marito, dello Stato, che dunque lei non ha il diritto di decidere per il suo corpo, perché il suo corpo non gli appartiene, questo leggo il concetto che ho appena fatto. Quindi donna come oggetto e donna anche come mezzo di produzione, diciamo di riproduzione sarebbe, no, di chi della prole di cui poi si occupa, come anche in generale del marito, dei figli e della famiglia. E un ragionamento simile giova un sacco al capitalismo. Engels era stato Engels, ecco, a scrivere quella celebre frase che spesso viene anche citata da diverse femministe, quello dove nella famiglia moderna l'uomo rappresenta il borghese, la donna rappresenta il proletario. All'interno della famiglia la donna è tenuta, uso questo termine, a compiere una serie di servizi per il restante componente della famiglia, ma non solo per quello, anche per il capitale. Perché se noi consideriamo che in ambito lavorativo il salario non corrisponde alla quantità effettiva di lavoro svolto, altrimenti non ci sarebbe, insomma, ricchezza, non ci sarebbe profitto, e quindi noi sappiamo che il salario non è che, appunto, non è io ti ripago il tuo lavoro, ma cerco di pagarti il meno possibile, quant'è il meno possibile che posso pagarti? Devo pagarti abbastanza affinché tu sopravviva, quindi continua ad esistere, quindi continua a lavorare. Se pago troppo poco, poi muori e non lavori, quindi perdo io. E questo è il ragionamento che sta alla base. E ecco, e se noi consideriamo il servizio che porta avanti la donna in famiglia, poi diventa più chiaro perché giova anche il capitalismo, perché effettivamente io, in quanto portatrice di questi elementi biologici, sono insomma, a livello sociale sono tenuta a compiere questi determinati lavori, quindi offro servizi di cui poi gode il capitale perché ho più ricchezza, perché posso pagare meno il tuo salario. Non solo, anche dato il ruolo sociale della donna, si può utilizzare l'elemento biologico di essere donna anche per pagare le donne stesse, quindi appunto una doppia oppressione, ecco. E se sei soprattutto un sistema come il capitalismo e come fine ultimo, come unico fine hai la ricchezza e dunque il profitto, anche l'utilizzo di una narrativa comune, sia sessismo che razzismo, quella che avevo detto precedentemente, quella dell'elemento biologico che poi a cui vengono poi attribuiti, ecco, dei doveri e dei diritti, ti fa comodo e quindi è utile e quindi continua, è questo. E discorso in generale, secondo me, traiamo anche diverse lezioni.
Engels scrive nel testo l'origine della famiglia della proprietà privata dello Stato, testo che ormai è, diciamo, più di interesse storico, cioè si può salvare il ragionamento, ma sicuramente i dati vanno aggiornati, ecco, che appunto la famiglia come noi la conosciamo non c'è sempre stata, ma anzi è stato un prodotto della storia, e da qui ecco anche la possibilità di cambiarla. E soprattutto dal ragionamento comprendiamo anche che la famiglia non è, cioè è strettamente legata al capitalismo, e dunque non è, come a volte appare, parte della cosiddetta vita privata, diciamo, all'interno del quale, non so, la politica non entra, anche la militanza non entra, magari sei un grande rivoluzionario e hai una vita ribelle perché tu in famiglia ti comporti in un determinato modo. No, il rapporto con le donne, il rapporto con in generale questioni legate a sessualità, famiglia, entrano precisamente nell'ambito politico. E questa cosa della famiglia è letteralmente... per me è il punto centrale, è il tema che collega tutti gli altri numerosi punti che avevo citato magari all'inizio, che erano appunto in discussione con oggi, proprio perché il sistema capitalistico giova della struttura della famiglia tradizionale patriarcale, e questa famiglia entra in contraddizione con qualsiasi altra forma di organizzazione che come appunto obiettivo ha l'espressione libera d'amore. Ed ecco perché poi... è naturale che poi si viene a formare tutto il resto, tutto, non dire sovrastruttura, ma non nel senso marxista del termine, però tutto ciò che ne deriva, ecco, discriminazione, oppressione, sfruttamento di una parte della società nei confronti dell'altro. E, e spesso, ecco, un altro discorso importante è che le donne si trovano spesso, a causa del vincolo di quello che viene spacciato per amore matrimoniale, a dover... perché poi bisogna, cioè, siamo in un contesto internazionale, bisogna vedere che tipo di matrimonio è nello specifico, però ecco, a dover svolgere servizi per qualcun altro, ma non solo, cioè quindi già dei servizi perché sono donna, ma anche poi magari di dover andare a lavorare. Quindi qui si forma la cosiddetta fenomeno della doppia giornata lavorativa, e possiamo solamente immaginare cosa voglia dire avere una tale mole di lavoro da svolgere, e anche solamente tentare di trovare spazio per sé, anche solamente per ragionare della propria condizione da oppressa. Quindi questa cosa qui, anche a livello politico, della coscienza della donna, sicuramente gioca un ruolo importante nell'analisi. E poi, come abbiamo già detto, anche dato che è un elemento che permette di mantenere lo status quo, è perfettamente la narrazione ideologica della donna, che è portata per i lavori di cura, della famiglia, eccetera, in un periodo come la pandemia, dove praticamente la famiglia e il posto di lavoro spesso hanno cominciato addirittura a coincidere, non rimaniamo neanche sorpresi come una situazione simile sia pesata soprattutto sulle spalle delle donne lavoratrici stesse. Inoltre, dato il loro ruolo sociale, dunque servizi, famiglia, eccetera, eccetera, spesso si sono trovate anche a dover sostituire, insomma, parte del lavoro che prima magari era portato avanti da insegnanti, o magari, non so, i figli piccoli stavano a mensa, adesso bisognava stare con loro, cucinare, eccetera, eccetera, aiutare i piccoli con la DAD e questo qui. Questo appunto si traduce anche con l'impossibilità spesso di portare avanti questi due ruoli, da parte quella di donna, dall'altra quella di lavoratrice, e quindi dover automaticamente rinunciare ad uno dei ruoli che spesso ovviamente è il lavoro, e quindi da lì anche il calo occupazionale della donna, ecco, che è sceso al 48% dopo la pandemia. E dall'altra, appunto, a causa della pandemia, l'incremento del lavoro domestico, eccetera. E questo solamente per quanto riguarda le condizioni materiali in cui si trova la donna. Cioè, secondo me, la pagina più triste della storia delle donne, soprattutto durante il Covid, è soprattutto le conseguenze, da una parte, di appunto di un'ideologia che abbiamo appena descritto, che per ragioni materiali, economiche, ci tiene che ecco, la società funzioni in questo determinato modo, e dall'altra un fenomeno come la convivenza forzata e l'incremento dunque di violenza nei confronti della donna, e anche la capacità in meno, cioè meno possibilità di effettivamente rivolgersi a qualcuno e chiedere effettivamente aiuto, ecco. E qui l'oppressione poi... c'è anche da dire che non è solamente materiale o fisica, ma spesso è anche
psicologico, ma qui entreremo veramente in un campo. E ecco, descritta questa situazione tragica, la domanda che poi sorge spontanea è ovviamente fatidica domanda del che fare, quindi cosa dobbiamo fare? E parto dal dire che appunto in questo periodo non abbiamo visto solo tragedie, ricordiamo che per esempio in Polonia, in seguito appunto al tentativo da parte del Tribunale Costituzionale di vietare l'aborto anche in caso di malformazione del feto stesso, le piazze si sono riempite di manifestazioni e proteste di massa contro misure simili. In generale anche insomma, per ottenere più diritti. Non solo, anche in tutti i settori più colpiti abbiamo cominciato a vedere una crescita di coscienza e che sicuramente aumenterà nel corso del tempo, dobbiamo abituarci a vedere. Perché la storia ci insegna precisamente questo aspetto, che letteralmente nulla viene concesso, cioè nessuno darebbe mai una cosa gratis, perché se in questo determinato modo vuol dire che a qualcuno giova e quella persona lotterà ovviamente per mantenere i tuoi diritti e tu devi fare la stessa cosa e se siete in abbastanza organizzati è vincente. Esatto, e noi poi quando soprattutto abbiamo parlato di scuola, noi sappiamo che a scuola ci insegnano ovviamente sempre la storia degli uomini, cioè non parlano mai del ruolo che hanno avuto le donne nella storia dell'umanità intera. Spesso è donne, ok, per quanto riguarda le storie delle donne, però anche le due pagine su Olympe de Gouges, suffragette, comunque, diciamo, è quello il punto, è lotta e si soffre, c'è in parte anche un po' di violenza, ma è necessario per poi liberare l'umanità. I diritti non si possono che ottenere che con la lotta, ecco. Ed ecco perché, riprendendo il concetto di lotta di donne, eccetera, anche un'organizzazione politica che si impegna ad abbattere il sistema capitalistico e liberare l'umanità dal giogo dell'oppressione deve inevitabilmente affrontare questi temi, ma non perché, come a volte secondo me erroneamente viene detto, perché questi temi, cioè non solo perché, ecco, questi temi godono dell'interesse della società e quindi per avvicinarci in generale alla società, alla classe operaia, quindi anche dobbiamo trattare di questi temi. Non solo, proprio per questi temi qui toccano alla fine due questioni, lavoro, denaro, famiglia, che sono anche i nostri. E soprattutto non si può trattare questi temi senza prescindere dalla messa in discussione e dalla necessità del superamento del sistema capitalistico. E questo dobbiamo tenerlo a mente. Inoltre, si ha a che fare ovviamente con una forma di oppressione che riguarda buona parte della classe operaia e condiziona sicuramente anche il loro modo di essere classe operaia, essere ecco, in un gruppo sociale o in un altro. E qui vedo... Cioè, insomma, vedo di avviarmi verso le conclusioni e ribadisco quello che in parte avevo detto prima. Uno è che per condurre una lotta che sia poi vincente bisogna sempre avere in chiaro due cose: da una parte cosa non si vuole, ma soprattutto cosa si vuole. E quindi per fare questo è necessario, insomma, guardare il fenomeno, magari notarlo, prenderne coscienza, quindi anche studiarlo, analizzarlo, eccetera, eccetera, e poi fare un'attività che appunto abbia preso abbastanza fattori in considerazione e dunque possa essere vincente. E inoltre noi siamo marxisti e sappiamo che molta della produzione che si è fatta per quel che riguarda la questione femminile, abbiamo parlato di Engels, ma anche Lenin e Trotsky, eccetera, eccetera, sono testi che hanno avuto il loro tempo. Cioè, dico, hanno avuto il loro tempo nel senso che la situazione è cambiata ed è normale che vada aggiornata. Noi sappiamo però, qui ci tengo a dirlo, che i bolscevichi, cioè la Russia, abbiamo visto che nel febbraio 17, esatto, che corrispondeva con la data dell'8 marzo, è cominciato da uno sciopero delle donne. Sappiamo che la Russia in questo senso è stata l'avanguardia, diciamo il secondo paese a depenalizzare l'omosessualità inizialmente, e anche abbiamo visto la concessione del divorzio. Questa nuova società e ovviamente anche comprensione e meglio analisi di un determinato settore. Però ecco, la situazione è cambiata e bisogna anche cambiare il discorso,
Ecco perché ci tenevo a concludere dicendo, cioè buttando già una data, ovvero il 6 e il 7 marzo, magari segnatevela se vi interessa, dove noi come Sinistra Classe Rivoluzione organizzeremo due giornate di convegno dove tratteremo della questione femminile. Ovviamente molto presto, sicuramente quando ci avvicineremo a quella data, insomma, ci sarà un programma più preciso e anche insomma una diffusione del materiale migliore, però ve lo butto lì così magari ci pensiamo sopra e più viene pensata meglio esce. Grazie per l'attenzione e lascio spazio al dibattito. Grazie Ons, adesso c'è per il primo intervento Francesca Esposito, si sono già segnate delle persone, invito a farlo ancora così posso gestire per bene i tempi. E lascio la parola a Francesca un attimo che ti tolgo il muto. Okay. Ci sei? Mi sentite? Sì. Mi sentite, mi vedete, giusto? Sì, perché sono col telefono e un po' più problematica. Ci sono. Allora, ciao a tutti, io sono Francesca Esposito, sono una lavoratrice, sono anche mamma, sono anche in telelavoro e sono anche una mamma single con tutte appunto le problematiche in più che una donna deve affrontare, diciamo. Io voglio citare e voglio iniziare il mio intervento con una citazione che credo che sia calzi un po' a pennello rispetto a questa discussione, che è una citazione di Trotsky, tratta da un suo scritto che si chiama Le donne e la famiglia, e che dice così: cambiare la situazione della donna alle fondamenta è possibile solo se tutte le condizioni dell'esistenza sociale, familiare e domestica vengono cambiate. Ora, io credo che Ons ha fatto bene a fare una relazione appunto che tocca un po' in generale tutto quello che è appunto tutte quelle che sono appunto le problematiche che ricadono sulle donne, che a detta diciamo di qualcuno potrebbero essere le problematiche che valgono per tutti quanti, ma che così non è, e lo sappiamo benissimo, non soltanto diciamo in quanto donne. Sappiamo benissimo che la crisi diciamo economica, la crisi che comunque stiamo vivendo, non soltanto quella pandemica, ma in generale quella che viviamo, soprattutto quella economica, sta ricadendo ed è sempre ricaduta nella storia del capitalismo maggiormente sulle donne e sui giovani, e venivano appunto chiamate dai marxisti l'esercito industriale di riserva, non a caso, perché si tratta appunto di soggetti, di quei soggetti diciamo che nel processo produttivo sono maggiormente ricattabili perché comunque più avvezzi a poterlo essere in quanto la donna riproduttrice diciamo della specie umana e giovani diciamo per la loro natura appunto mancanza di esperienza nel mondo del lavoro e chiaramente appunto vengono utilizzati sia nell'impiego ma sia anche appunto nelle varie discriminazioni a livello salariale, a livello di diritti eccetera eccetera appunto come un esercito di riserva. Noi abbiamo in questo momento una crisi che è stata aggravata dalla crisi pandemica e che abbiamo tutta una serie di dati che ci confermano che a regredire sono principalmente le condizioni delle lavoratrici. Oggi il dato occupazionale che già prima dell'emergenza sanitaria metteva diciamo il nostro paese, l'Italia, tra gli ultimi diciamo posti nelle classifiche europee. Infatti nel 2017 l'Italia era penultima davanti soltanto alla Grecia, oggi è ulteriormente calato al 48% appunto in termini di occupazione femminile. Quando poi c'è stata la ripresa diciamo dopo la prima fase emergenziale della primavera, a maggio diciamo è iniziato appunto l'uscita e la ripresa diciamo del mondo del lavoro, c'è una percentuale del 70%
72% di chi è rientrato al lavoro che era composto da uomini. Quindi soltanto questi dati ci possono far capire appunto come questa crisi pandemica abbia colpito principalmente appunto le donne rispetto alla crisi occupazionale. Si possono citare tantissimi altri dati, però volevo appunto toccare alcuni temi che credo che siano importanti, che sono poi un po' all'ordine del giorno, no? Nelle varie cronache, piuttosto che soprattutto diciamo all'interno del mondo del lavoro, e che vanno affrontate perché saranno un po' la musica del prossimo futuro. Innanzitutto cosa ha comportato questa pandemia? Ha comportato che i padroni hanno scoperto questa nuova forma, che effettivamente già esisteva ma utilizzata molto poco, soprattutto diciamo a un livello medio-alto di impiego, questa formula appunto dello smart working. E questo è stato largamente utilizzato. Credo che i dati davano qualcosa come 500.000 impiegati in smart working prima della pandemia, diventati poi 8 milioni. Che dà un po' la misura, no, di cosa abbia significato in termini proprio di come dire, sperimentare proprio un nuovo metodo di lavoro. Questa cosa qua cosa ha comportato? Nel periodo di pandemia, e ancora lo comporta, il fatto che appunto soprattutto le donne, che sono poi quelle che diciamo sono rimaste in percentuale di più diciamo in questa forma di lavoro, che hanno dovuto appunto subire non soltanto diciamo il lavoro domestico, quindi di accudimento dei figli già normale, ma in più accentuato dal dover seguire i figli nella didattica a distanza, piuttosto che anche i familiari, che comunque con questa crisi pandemica hanno subito anche un problema a livello sanitario maggiore rispetto al passato, in più si sono dovuti appunto sobbarcare sempre all'interno delle mura domestiche appunto il lavoro diciamo normale che prima svolgevano fuori, e questo chiaramente ha impattato di più diciamo sulle donne rispetto agli uomini, e abbiamo tutta una serie appunto di situazioni in cui questa condizione ha provocato appunto non pochi problemi diciamo a livello psicologico anche sulle donne, in quanto appunto si sono ritrovate appunto non soltanto appunto a sobbarcarsi una quantità di lavoro pazzesca sulle proprie spalle, poco retribuito, ma anche appunto tutta una serie di condizioni di disparità anche di a livello appunto proprio meramente lavorativo rispetto al lavoro diciamo in sede, perché pensiamo soltanto allo smart working: nessuno ti fornisce diciamo le sedie ergonomiche, piuttosto che la corrente elettrica, piuttosto che la sicurezza sanitaria, perché comunque certo in casa uno ci sta attento, però comunque appunto ricade tutto sulle proprie spalle, e quindi di tutto appunto un lavoratore in smart working deve stare attento, perché appunto l'azienda chiaramente con questa formula tende un po' a lavarsene le mani. Quindi sì, lo smart work diciamo nei casi in cui soprattutto le donne ne hanno necessità, in quanto appunto una forma di lavoro che permette di conciliare diciamo il lavoro e la famiglia, però chiaramente sarebbe bello da dire così, ma poi andando diciamo a fondo di questo le condizioni sono un po' diverse. Pensiamo soltanto per esempio ai casi di infortunio, per esempio a me che sono un smart working, che è anche capitato di infortunarmi in casa, e un infortunio che non viene riconosciuto da nessuno, perché comunque ti dicono che sei in casa tua e non è appunto riconducibile a un luogo di lavoro diciamo classico, e quindi anche da questo punto di vista sono esclusivamente problemi tuoi. Questa situazione per esempio soprattutto per chi lavora in queste condizioni in maniera anche sistematica, dovendo accudire figli e quant'altro,
provoca, come anche magari nel mio caso, il fatto di essere completamente isolati dai colleghi di lavoro, dal confronto e anche poi da quello che è un altro problema che diciamo rimarca la differenza tra gli uomini e donne, cioè il fatto di non essere più inseriti all'interno appunto di una compagine diciamo di progressioni di carriera che normalmente stando diciamo negli uffici, comunque collaborando diciamo in un collettivo di lavoro è più diciamo un po' più semplice da avere. Quindi si tratta proprio di una vera e propria forma di esclusione diciamo dalla produzione in generale per poter appunto inserire queste formule nuove di lavoro che alla fine della fiera si riducono ad un lavoro vero e proprio di ottimo, cioè ti danno un tot da lavorare e quello li devi produrre in base a quello ancora, vabbè, esistono le contrattazioni nazionali, però appunto tutto da rivedere perché appunto questa sta diventando un grande interesse da parte dei padroni. Si sa che quando i padroni hanno interesse su qualcosa certamente non ce l'hanno diciamo per migliorare le condizioni dei lavoratori ma per trarne il maggiore interesse per loro stessi. Ora non so da quanto sto parlando, però credo che poi magari mi lascio un po' andare Francesca, da 10 minuti ti sto scrivendo in chat. Ah, ok, no, perché il telefono non lo vedo. Va bene, io vado a toccare gli ultimi due punti che volevo toccare, diciamo, nel mio intervento e poi vado veramente a chiudere. Ora, io volevo dare anche tutta una serie di dati che chiaramente, vabbè, si possono tranquillamente trovare in giro sulle discriminazioni, appunto, che esistono nel mondo del lavoro tra gli uomini e le donne. Sicuramente uno su tutti è quello sull'occupazione, perché abbiamo delle cifre che, appunto, se nel corso, diciamo, se andiamo a paragonare gli anni 50 ad oggi c'è diciamo un aumento pazzesco delle donne che si sono inserite nel mondo del lavoro, una cifra che però se guardiamo poi da vicino diciamo negli ultimi anni chiaramente ha un divario altrettanto pazzesco, ponendo tra l'altro l'Italia appunto nel 14° posto a livello europeo rispetto alla disparità diciamo di occupazione femminile. Ma io credo che uno dei dati più brutti che ci possano essere all'interno di questi sull'occupazione è quello che dato dalle donne che praticamente escono dalla maternità. Si conta in Italia 37.000 donne neomamme che praticamente lasciano il lavoro dentro il primo anno di vita del bambino. E questo è un dato veramente terribile, perché la maternità purtroppo non è appunto quella grande gioia del mulino bianco che viene prospettata nelle pubblicità, ma diventa veramente un dramma per la stragrande maggioranza delle donne che devono rientrare al lavoro. Io sono anche una mamma, io le ho subite queste cose perché non ho dovuto lasciare il lavoro, perché lavorando in un'azienda tra virgolette solida come la TM di Milano, l'azienda di trasporti, presume che sia un'azienda solida, tra l'altro ha anche tutta una serie di reparti che tutelano le discriminazioni diciamo di genere, però nonostante tutto io rientrando dalla maternità mi sono visto togliere il mio lavoro, che comunque era un lavoro che andava verso un certo tipo anche di progressione diciamo di professionale, mi sono ritrovata a fare dei lavoretti pur di avere il telelavoro per poter seguire mio figlio in quanto mamma single, e mi ritrovo tuttora dopo 7 anni di vita di mio figlio a dover ancora accettare dei lavoretti di secondo ordine per poter mantenere diciamo un telelavoro come forma appunto di ricatto per poter diciamo avere questo privilegio, ecco, di lavorare da casa e seguire un bambino. Quindi c'è un grosso problema sia per quelle donne che sono costrette, soprattutto nelle piccole aziende, a lasciare il lavoro perché non riescono a conciliare i tempi del seguito dei bambini con il lavoro, e anche se si vuole lasciare i bambini agli asili nido costano talmente tanto che alla fine una donna ci fa due conti e lo stipendio glielo lascia agli asili nido, ma anche chi rimane nei posti di lavoro appunto c'è tutta una
una serie di condizioni di mobbing e demansionamento che chiaramente la donna deve subire per anni, non diciamo nel primo anno di vita, ma che vanno avanti appunto per diversi anni dopo la nascita di un figlio. Chiudo veramente, scusate, mi sono fatta lunga, perché in tutto questo, diciamo, situazione negativa appunto delle donne, io voglio dire che la cosa molto positiva che c'è, diciamo, oggi nel mondo del lavoro tra le donne è che appunto quello che dicevo, che le donne sono oggi rispetto al passato enormemente inserite nel tessuto produttivo della società. Abbiamo delle donne che oggi rispetto al passato sono molto più istruite a livello anche di appunto non soltanto istruzione secondaria ma anche oltre, e questo è un fattore fondamentale non tanto per quello che viene chiamata l'emancipazione della donna, ma perché questo è uno dei primi fattori che porta proprio alla liberazione delle donne, perché essere inserite nel tessuto produttivo vuol dire inserire, diciamo, la propria battaglia all'interno di un contesto più generale, che è quello che appunto anche Onz citava, che è la battaglia, diciamo, contro il sistema, che in quanto donne bisogna assolutamente non perdere di vista, perché appunto la liberazione e il progresso delle donne lo si può fare soltanto ed esclusivamente non ghettizzandosi come fanno le organizzazioni femministe, ma unendosi e facendo sì che anche gli uomini facciano proprio questo tipo di problema e portarlo avanti appunto tutti insieme. Credo che questa sia appunto la battaglia che appunto facciamo come marxiste e come appunto rivoluzionarie di questa tendenza, e credo che appunto questo debba essere rivendicato e soprattutto discusso ancora nel prossimo futuro. Grazie, scusate. Grazie Francesca per il suo intervento importante, e agli altri che interverranno appunto proverò a dare un po' meno tempo per propri interventi, di modo che possano intervenire tutti quelli che si sono segnati. Invito ovviamente a guardare la chat in cui scrivo i tempi. C'è adesso Luca Chiti. Mi si sente? Sì. Perfetto. Benissimo, allora io quello sul quale, la cosa sul quale volevo più che altro buttare un occhio è un tema sociale molto importante, ovvero l'aborto. Di questo periodo, soprattutto nel volantino c'è anche scritto che quello che è l'aborto ormai sta diventando un tema sociale scottante. E fondamentalmente in questo mio intervento volevo più che altro riflettere su come due forze, una reazionaria e l'altra capitalista, non riescono a risolverlo questo problema, e di come il sistema si dimostra, come il sistema si dimostra ormai conservatore. In primo luogo voglio partire da come effettivamente si guadagna sui temi sociali. Si può partire dal tema del razzismo. Oggi vediamo il tema del razzismo che viene spiattellato nelle pubblicità ogni volta, e quello serve per mostrare che la propria azienda è aggiornata, è progressiva sui propri sistemi, quando in realtà è semplicemente conservatore. Ed è anche uno dei metodi, o meglio non uno dei metodi, è anche una forma di razzismo terribile, perché si dice noi siamo progressisti, ma come per l'appunto si è visto anche per esempio nella PM c'è discriminazione. Ora, questa mia considerazione vuole arrivare a un punto. Il governo precedente al giallo rosso, ovvero al giallo verde, tanto per sottolineare, questi erano quelli del Movimento 5 Stelle, propugnavano tanto l'aborto come un qualcosa di importante, fondamentale, eccetera, eccetera. Ma mentre dicevano questo, tanto per cambiare, stava avvenendo il congresso di Verona, che spero tutti voi sappiate che cosa sia, anzi non lo spero, penso che tutti voi sappiate che cosa sia effettivamente il congresso di Verona, se non un congresso estremamente reazionario, con ovvi richiami al fascismo. Infatti li hanno partecipato i fascisti italiani, i nazionalsocialisti russi, e con ovvi richiami addirittura al feudalesimo hanno partecipato gli ultraconservatori americani,
e i reazionari polacchi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il governo poteva tranquillamente fermare quelle manifestazioni che erano totalmente una cosa abominevole. Alla fine neanche il Movimento 5 Stelle si era spinto a tanto. Ci sarà sicuramente stato qualcuno dei loro membri lì, ma non abbiamo visto nessuno, o perlomeno non abbiamo visto nessuna personalità di spicco. Ma il Movimento 5 Stelle ha semplicemente capitolato. Questo dimostra che questi temi sociali non importano assolutamente niente. È tutto come dice un grande dignitario, che personalmente odio, ma citarlo è sempre divertente, questi sono dei bla bla bla. Non parlano, ma non dicono niente. Un altro esempio sicuramente è l'America. In America, non so se lo sapete, ma ben 3 stati, forse di più, lo Utah, l'Arizona, il Nevada, e ora ci penso anche l'Idaho, sono stati a maggioranza mormone. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente in questi stati, se te sei una ragazzina e ipotizziamo vieni violentata, semplicemente non solo vieni completamente isolata dalla comunità perché sei una sgualdrina, ma dall'altra parte non puoi nemmeno abortire, perché loro pensano, come tutti gli ultracattolici italiani, ma anche cattolici semplici, che la cellula abbia un'anima e quindi te per principio non puoi abortire. Questa è veramente una grandissima limitazione. In questi paesi una situazione del genere deve essere abominevole. Io come ragazzo non lo so, però posso solo immaginare quale può essere la situazione. Una situazione terribile, ritrovarti tutti i tuoi migliori amici o i tuoi amici, i tuoi familiari contro solo perché sei stata sottoposta a una violenza. E questo non è un qualcosa che succede, attenzione, solo negli stati mormoni, perché qualcuno potrebbe dire vabbè, ma quelli sono gli ultracattolici. Assolutamente no. Una situazione del genere l'abbiamo vista anche in Polonia. Infatti moltissimi movimenti delle femministe si sono attivate, per quanto la loro burocrazia non volesse, contro il governo di Duda in Polonia, proprio per questo problema. Oltretutto la Polonia è un governo che addirittura ha elogiato le manifestazioni dei nazionalsocialisti di qualunque genere, addirittura degli anarcofascisti, che purtroppo ne conoscevo già l'esistenza. Ma vabbè, queste sono cose che per ora non ci riguardano. E il problema non è solo in Polonia, il problema è anche in Russia. La nostra rivista dell'Internazionale in Russia, la 1917, ha pubblicato un articolo in cui parlava di questo problema e di come questo problema si concentrasse nelle città principali. Ora, il problema, se si concentra nelle città, è presente anche in un'altra zona, ovvero nelle campagne. Trotsky diceva, le città si tirano dietro le campagne, è inevitabile. Infatti abbiamo visto di come la rivoluzione abbia poi portato dietro le campagne. Quindi se il problema è grave nelle città, diviene a un certo punto terribile pensare di come sia il problema enorme nelle campagne, in città minori come per esempio Ulan-Ude o Taksimo o, perché no, Kazan, insomma tutte queste città. Lì il problema deve essere terrificante. Luca, scusami, mi leggi? E... sei a 7 minuti, se vai alle conclusioni, scusami. Ah sì, purtroppo il problema, i messaggi non si vedono, non so neanche io per quale ragione. Vabbè, comunque, le conclusioni alle quali volevo arrivare è inutile continuare ad appoggiarci su un'idea di capitalismo umano. Quello io perlomeno non mi ci sono mai appoggiato, penso nessuno dell'organizzazione. E l'unico metodo è un metodo rivoluzionario, un metodo che deve essere la soluzione a tutto ciò, perché solo in questa maniera elimineremo
caratteristiche reazionarie che ormai sta assumendo questo tema. Insomma, il problema, lasciamo perdere, scusate. La prossima è Silvia Forcelloni. Mi sentite? Sì. Allora, buonasera a tutti. Sono Silvia dalla sezione di SCR Roma. E avete forse sentito parlare di ciò che è successo al Socrate di Roma, che citava anche Hans nella sua introduzione. A inizio anno i nuovi banchi monoposto non erano ancora arrivati e così gli studenti erano costretti a seguire seduti sulle sedie senza avere un piano di appoggio. Il caso è scoppiato quando la vicepreside ha consigliato a delle studentesse di non mettere le minigonne perché senza banchi ai professori sarebbe cascato l'occhio. Quello dell'abbigliamento è un tema che si ripropone di anno in anno in tutte le scuole, dietro la scusa di dover rispettare l'istituzione della scuola, ma dietro ciò si nasconde un malcelato maschilismo secondo il quale l'unico abbigliamento dignitoso sarebbe portare i pantaloni lunghi alla caviglia e t-shirt, e questo solo per le donne, perché solo le donne sono quelle che devono coprirsi per evitare gli sgradite attenzione della controparte maschile o addirittura per evitare di essere causa di distrazione, impedendo così alle ragazze di decidere quale sia l'abbigliamento per loro più comodo e dipingendo anche erratamente gli uomini come animali che alla vista di qualche centimetro di pelle in più scoperta non possono riuscire a contenere i loro istinti. Queste esternazioni vengono anche giustificate con una certa dose di paternalismo, per cui questi sarebbero soltanto consigli che una madre si sente di dare per proteggere le più giovani innocenti. Questo poi tra l'altro è accaduto in una delle scuole più progressiste di Roma, in cui c'è sempre stato un certo dibattito politico e per cui le studentesse più coscienti hanno saputo alzare la voce. Il riverbero mediatico di questo caso ha portato poi anche a esagerazioni e a mistificazioni, per cui il dibattito interno è stato soffocato per difendere più in generale la reputazione della scuola tutta, che non è certo un baluardo della reazione. Ad ogni modo la retorica dominante vuole che siano le donne che debbano coprirsi, siano le donne che non debbano uscire fino a tardi, che non debbano ubriacarsi, sono le donne che debbano rinunciare alla loro libertà a fine di prevenire. Ma non sono mai gli uomini a dover contenere le loro voglie o a rispettare la volontà delle donne, anzi sono le povere vittime, o così vengono dipinte, ovviamente io non lo penso, che vengono provocate da queste donne senza pudore e con le cosce all'aria. Anche se l'oppressione della donna nasce con l'ereditarietà della proprietà privata, della terra e degli armenti, non possiamo non parlare di quello che è l'impatto culturale delle confessioni monoteistiche e l'impatto delle dee che hanno svolto e continuano a svolgere sulle coscienze anche di coloro che non si ritengono credenti, cementificando e giustificando le strutture patriarcali. Nell'Antico Testamento, infatti, la moglie di un uomo era elencata tra i suoi beni, come se fosse un bue o un asino, e Eva viene creata dalla costola di Adamo, e fu proprio Eva a farsi tentare dal serpente e a tentare Adamo a mangiare la mela, che rappresenta il peccato. Inoltre la donna deve essere sottomessa all'uomo, deve dedicarsi alla cura dei figli e della casa. Dio poi è un lui che governa il suo popolo e così si fa passare anche l'idea che sia naturale, quindi, che la società sia dominata dagli uomini. Nei primi secoli del cristianesimo i padri della Chiesa hanno classificato le donne come bambine superficiali, ciarliere, deboli, instabili. Nel Medioevo anche Tommaso d'Aquino disse che erano maschi fuorviati. Oggi alcuni teologi liberali, cattolici o ammettono che il sessismo esista nella Chiesa, ma nella realtà concretamente poco fanno per cambiare questa situazione. Nel 2020 il bigottismo e la reazione tornano a soffiare e lo vediamo soprattutto nelle scuole, ma sono sempre anche, lato positivo della medaglia, sempre di più le donne consapevoli della necessità di conquistare con la lotta l'equità tra i due sessi, e dobbiamo spiegare a queste compagne, studentesse, o che siano lavoratrici o disoccupate, che il nostro nemico non è l'uomo in sé per sé, ma il sistema capitalista e patriarcale in cui viviamo, che giova dalla condizione di subordinazione e sfruttamento della donna nella famiglia,
come diceva Jones precedentemente nella sua introduzione. Rovesciare questo sistema sarà possibile solo grazie alla lotta unita di uomini e donne che marciano insieme per la liberazione del genere umano tutto dal gioco del capitale. E fine. Grazie Silvia, adesso c'è Jonathan Samu. Un attimo che ti do il microfono. Ecco. Sì, quanto tempo? Ti sento. Ok, quanto tempo, scusa? 5 minuti, anche 7. Va bene, va bene. Allora, Hans un po' già ne aveva parlato verso la fine della sua introduzione, però diciamo che penso sia importante parlare di tutte quelle conquiste concrete che il primo, ecco, tentativo di rivoluzione con successo della storia, che è stata la rivoluzione portata avanti dai lavoratori in Russia nel 1917, sul tema appunto dell'oppressione femminile, sono conquiste incredibilmente importanti, che fanno capire quanto il capitalismo sia il vero limite per la vera emancipazione della donna. Noi dobbiamo considerare che la Russia partiva da una situazione piuttosto arretrata. La Russia zarista era in parte ancora rimasta a certi aspetti feudali, ecco, della società, e stava sviluppando un capitalismo nelle città, in particolare a Mosca e a Pietroburgo. Ma non solo questo, ma con l'arretratezza, ecco, economica, veniva anche un'arretratezza sulle condizioni della donna. Nella Russia zarista le donne sposate dovevano letteralmente temere il proprio marito, erano considerate poco più della proprietà privata. E dunque quella era una condizione tremenda che mostra l'arretratezza, le barbarie di un sistema come anche il capitalismo che si stava andando formando e che non sarebbe cambiato a breve. La rivoluzione del 17, che è proprio iniziata grazie a uno sciopero delle donne a febbraio, ha portato poi dei grandi cambiamenti sotto questo aspetto. Nel programma del 1919 i bolscevichi scrivevano: al momento è compito principale del partito il lavoro sulle idee e l'istruzione al fine di distruggere nella sua totalità ogni traccia di disuguaglianza o pregiudizi, in particolare fra gli strati più arretrati del proletariato e dei contadini. Non ci fermiamo all'uguaglianza delle donne formale. Il partito lotta per liberarle dal peso materiale del lavoro domestico obsoleto, rimpiazzandolo con case comunali, mense pubbliche, lavanderie pubbliche, asili gratuiti, eccetera. Già questo ci fa capire quali fossero le intenzioni dei bolscevichi sotto questo aspetto. E non era solo a parole. Noi vediamo che dopo la rivoluzione del 17 c'è stata immediatamente la dichiarazione della parità fra sessi, cosa che ovviamente noi diamo per scontato, che però effettivamente era un grande passo in avanti. Il divorzio è stato semplificato e reso accessibile anche alle donne, con anche alimenti in caso di figli, l'abolizione dei figli illegittimi, che permetteva a donne single di vivere come, insomma, con dei figli senza problemi sotto questo aspetto, l'abolizione della compravendita delle donne, che in certe zone dell'Asia centrale era ancora molto diffuso, nel 1920 il primo paese moderno a introdurlo è stato introdotto l'aborto legale e totalmente libero, oltretutto gratuito in diverse parti del paese, qualcosa che non è solo avanzato per il 1920, ma che è anche avanzato per l'Italia di oggi, che si ritrova con un articolo 42 che sì, diciamo, permette l'aborto, ma solo in parte e con l'obiezione di coscienza in realtà molto limitato. Inoltre c'era anche la maternità pagata, per non parlare anche dell'abolizione della decriminalizzazione dell'omosessualità nel 1922. Cioè, queste sono conquiste che
sono molto importanti e appunto erano un tentativo non solo ecco, nei diritti ma anche poi materialmente di liberare le donne da tutto quel lavoro domestico che gli viene attribuito praticamente a forza perché si ritrovano a doversi occupare dei figli, della casa, eccetera. C'erano tentativi, nonostante appunto l'arretratezza della Russia, di per esempio avere dei luoghi dove poter tenere i bambini per le lavoratrici nei luoghi di lavoro, delle pause per andare e passare un po' di tempo con i bambini, mense pubbliche, agevolazioni sui costi del cibo, eccetera. Dunque, noi vediamo come un tentativo anche buono, ecco, per l'emancipazione della donna c'è stato, non a caso, perché comunque il partito dei bolscevichi comprendeva che per liberare, ecco, la classe operaia servisse anche liberare le donne che sotto il capitalismo sono sempre sfruttate. E di nuovo, questo avveniva, e vado verso le conclusioni, in un paese molto arretrato, paragonabile oggi a, non so, un Pakistan, un paese che sì, è industrializzato, ma con forti limiti ancora. Figuriamoci cosa si potrebbe fare con le forze produttive oggi in quasi tutto il mondo, il livello di istruzione che è molto alto rispetto al 1917. In praticamente ogni paese a capitalismo avanzato oggi si potrebbe veramente emancipare ogni singola donna dall'oppressione, dare asili nidi gratis, gestire tutto il lavoro domestico non più sulle spalle, ecco, buttato sulle spalle di ogni singola donna, ma distribuito per la società. Qualcosa di non soltanto ecco, avanzato, ma anche molto realizzabile, perché alla fine è proprio nella rivoluzione che ogni donna trova la soluzione a questi problemi strutturali della società. E noi marxisti, noi lottiamo esattamente per questa rivoluzione, come ha dimostrato la storia. E detto questo, ho chiuso. Grazie, Jonathan. Alla prossima è Mafalda Masucci. Mi sentite? Sì. Ok. Vai. Ok. No, un attimo. Ok, scusate. Problemi di connessione. Allora, no, secondo me il periodo critico che stiamo vivendo sta contribuendo in qualche modo poi alla fine a far emergere tutta una serie di falle, di buchi del sistema, o ancora meglio possiamo chiamarli dei veri e propri marciumi, che alla fine sono sempre stati lì, però oggi riusciamo a toccare con mano più facilmente e che ovviamente riguardano non solo gli aspetti economici, ma anche l'impianto poi di diritti che il sistema ritiene compatibili con le sue basi materiali, e tra queste appunto non trova spazio per esempio uno stato sociale avanzato che al contrario poi dopo anni di attacchi ha tutta una serie di carenze che sono scaricate proprio sulle famiglie e ancor più proprio sulle donne. A risentire proprio dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale che è stato messi poi alla fine a dura prova in questi mesi, ci sono per esempio i centri di interruzione gravidanza e soprattutto poi i consultori. Ora non viene fatta nessuna seria campagna informativa per spiegare alle adolescenti e alle giovani donne, per esempio, quali siano i servizi che i consultori mettono a disposizione. E questo perché il tema della libertà sessuale della donna è ancora in molti casi un tabù, e ciò vale a casa, ma vale anche a scuola. E qualcuno magari pensa che i consultori hanno solo un posto dove andare a abortire, quindi magari viene anche stigmatizzato perché è frequentato da ragazze cosiddette poco di buono, quando poi in realtà il consultorio dovrebbe svolgere un servizio unico per la tutela della salute della donna, del bambino, degli adolescenti, e che quindi ha una serie di funzioni insostituibili. E che vanno poi dalla prevenzione dei tumori all'educazione sessuale, all'assistenza alle neomamme, il servizio psicologico, e che quindi appunto deve svolgere una funzione di sostegno poi multilaterale, soprattutto alle fasce più poveri. Ora, questi i consultori, diciamo, nascono perché previsti dalla legge 194, che sarebbe la legge che ha depenalizzato l'aborto in Italia. Ed è importante poi sottolineare che questa legge nasce, anzi poi
sarebbe meglio dire una legge che è stata conquistata da una stagione di lotte, le lotte degli anni 70, che hanno poi riguardato in generale tutti i settori sfruttati della società. E appunto la legge prevede una diffusione capillare sul territorio di questi consultori, tuttavia basta guardarsi attorno per capire che c'è una differenza enorme poi tra quella che è la carta e quella che è la realtà. I consultori non solo sono troppo pochi, diciamo che il numero sul territorio nazionale è quasi la metà in rapporto ai bisogni reali della popolazione, soprattutto al sud ci sono una serie di problemi, ma appunto soffrono un'enorme carenza di fondi, mancanza di personale, i servizi che dovrebbero offrire sono limitati da una serie di norme burocratiche che poi alla fine non sono una cosa nuova, ma già si lamentavano quando furono istituiti. Per quale motivo vengono smantellati? È chiaro che la scelta di smantellare i consultori produce un risparmio, che è un risparmio di risorse, appunto perché la prevenzione in quest'ottica è considerata esclusivamente come una spesa. Quindi da una parte si smantellano i consultori lontani poi dalle luci dei riflettori, perché ormai non ne parla più nessuno, e viene taciuta poi quella che è la necessità di un'assistenza gratuita che in parte il consultore poi dovrebbe svolgere. Ora noi abbiamo la legge 194 che è scritta lì, sta sulla carta, però è molto lontana dalla sua applicazione, e questo perché non basta la legge 194 se si fa di tutto per sottrarre alle donne poi i luoghi dove praticare l'aborto, dove praticare la legge 194 e dove essere aiutate senza essere discriminate. Ed è evidente poi come questa mancata applicazione penalizzi le donne che non possono permettersi di pagarsi una clinica privata per abortire, o ancora gli adolescenti che spesso hanno bisogno di una guida che spieghi il funzionamento, per esempio, dei contraccettivi, un sostegno psicologico magari. Alla fine possiamo notare che, così come avviene per la scuola pubblica e la sanità, anche i consultori poi seguono quella stessa logica di tagli, e come poi questa qua, che è una conquista importante, sta rischiando di sparire, magari soppiantata da centri privati che sono già presenti in alcune parti d'Italia. E poi alla fine la logica che soggiace a tutti questi attacchi è la stessa, è la logica del profitto capitalista, è la stessa logica che alimenta le discriminazioni, non solo quelle di genere, la logica secondo la quale abbiamo bisogno del minimo indispensabile alla sussistenza finché siamo in grado appunto di produrre, va tutto quanto bene, ed è lo stesso sistema poi che ci permette di dirci cosa possiamo o non possiamo fare con i nostri corpi, che ci dice che fare educazione sessuale o avere un sostegno psicologico nelle scuole non è indispensabile, mentre per esempio fare religione lo è. E indignarsi alla fine va bene, il passo successivo però secondo me è porsi la domanda come possiamo lottare contro l'oppressione e contro la disuguaglianza, cioè come io posso essere parte attiva in un processo di cambiamento radicale. E alla fine la legge 194 e i consultori nascono proprio da un periodo particolare di lotte, però abbiamo visto cosa rimane delle riforme fatte su carta. Ora noi non siamo negli anni 70, però anche oggi viviamo in un periodo di profonde trasformazioni, dove vi è l'esigenza di portare avanti quella lotta, di portarla avanti questa volta in maniera complessiva, quindi unendo tutti i settori sfruttati, di cui appunto le donne sono solo una parte, e quindi andare fino in fondo, andare oltre la carta per una trasformazione radicale, che poi alla fine deve sradicare le basi sociali che alimentano le violenze e le discriminazioni. E secondo me intorno a queste cose poi che il dibattito può fare un salto qualitativo. Cioè non è più tempo delle mezze misure, non basta staccare i manifesti pro vita o rivendicare l'applicazione della 194, che comunque ha una serie di difetti importanti, ma è evidente appunto che dobbiamo batterci per prima cosa di una rete capillare di consultori pubblici, gratuiti, laici, e che ribadiamo appunto non servono solo per abortire, ma sono luoghi di assistenza, sono luoghi di prevenzione, che al proprio interno devono avere dei centri antiviolenza e che devono essere gestiti in maniera collegiale. Dobbiamo batterci come studentessa affinché a scuola venga istituita l'ora, venga sostituita poi l'ora di religione con quella di educazione sessuale, che però deve essere fatta su basi scientifiche, non su basi religiose, e soprattutto abolire l'obiezione di coscienza nelle strutture pubbliche, perché mina l'autodeterminazione della donna. E ci sarebbero da aggiungere tutta una serie di punti importantissimi, come un piano di spesa per l'edilizia pubblica, un rilancio dello Stato sociale, tutta una serie di cose che non sto qui a elencare, queste richieste che potranno sembrare a qualcuno
utopiche, irraggiungibili, però appunto queste qua non sono richieste utopiche o scandalose, sono richieste indispensabili e noi non dobbiamo considerarle come gentili concessioni o come privilegi, sono alla fine secondo me ciò di cui abbiamo bisogno ed è evidente come si scontrino poi con questo sistema che non è in grado né di offrirle né di garantirle sul lungo periodo alla fine. E io qui chiudo perché credo di non avere più tempo. Grazie, ma parlo adesso c'è Andrea Mattiucci. Ciao compagni, buonasera. Io sono Andrea Mattiucci della sezione Veneta di Sinistra Classe Rivoluzione e farò un intervento breve di 5 minuti più o meno. E partendo intanto con dei dati prettamente economici, scusate, con dei dati prettamente economici che riportiamo anche sul nostro sito internet. Allora, sì, no, volevo dire semplicemente che la situazione della pandemia ha pesato particolarmente sulla condizione delle donne, ancora più che in precedenza. Lo notiamo già con un dato principale, e cioè il fatto che già prima dell'emergenza sanitaria il dato dell'occupazione in Italia, femminile in Italia, si attestava tra i più bassi delle classifiche europee. Oggi è ulteriormente calato, è arrivato al 48,4% dal 52,5% precedente. E questo è un dato che ci fa riflettere e ci fa riflettere ancora di più se guardiamo tutta la parte posteriore dell'articolo, perché come si nota la situazione sta continuando a peggiorare molto più velocemente, dato che già ad aprile 2020 si contavano 286.000 occupate donne in meno, che erano il 57,5% degli occupati meno totali che quest'anno, che ad aprile hanno perso il lavoro. Ad ottobre il dato addirittura era salito a 470.000, quindi è praticamente raddoppiato. Invece, quando è ricominciata la seconda fase, a partire dal 4 maggio, notiamo che il 70%, il 72% di chi è rientrato al lavoro erano uomini. Quindi le donne effettivamente sono state le più colpite dagli effetti della crisi dell'occupazione. E tra l'altro notiamo che la borghesia in tutto questo sta continuando a portare avanti tutta una serie di rivendicazioni, di situazioni, di anche modi di pensare attraverso i mass media che continuano praticamente dall'Ottocento. Infatti è innegabile il ruolo che le donne hanno avuto anche storicamente, sia nel mondo del lavoro, da quando è iniziato il capitalismo, sia nelle rivolte. E quindi nelle rivoluzioni che ci sono state, come diceva prima il compagno, nel Novecento, e nelle rivoluzioni anche dell'840, anche se queste erano rivoluzioni liberali. Infatti noi vediamo che effettivamente il modo di pensare della borghesia, il pensiero comune della donna, sulla donna, non è cambiato effettivamente nell'ultimo secolo e mezzo, negli ultimi due secoli. Noi vediamo che, per esempio, proprio all'interno della situazione rivoluzionaria liberale borghese del 48, del 49, l'intero discorso nazional patriottico era quello di chiamare tutti i cittadini a partecipare attivamente alla comunità. Quindi era basato sulla legittimazione della donna all'interno dell'opinione pubblica, la legittimazione, scusate i compagni, della presenza della donna all'interno dell'opinione pubblica. Questa presenza della donna all'interno dell'opinione pubblica, però, compagni, non ci mettiamo illusioni, doveva avvenire comunque nell'ottica del lavoro domestico. E quindi la donna doveva
trovare l'ingresso della vita pubblica all'interno dei valori e dei simboli del lavoro domestico e quindi, se vogliamo, del patriarcato, dell'essere comunque sottomesse a quello che è il sistema patriarcale e capitalistico. Ecco, voglio concludere un po' lasciandovi un ragionamento da questo punto di vista, sperando che si possa cogliere come effettivamente la situazione non stia cambiando e anzi va peggiorando man mano che avanza il capitalismo, e come di conseguenza l'unico modo per avvicinare per risolvere i problemi delle donne dal punto di vista da questo punto di vista non è altro che la rivoluzione socialista e non è altro quindi che il comunismo. Se compagni, lascio la parola. Grazie, c'è Noemi per l'ultimo intervento, penso che non mi abbiate sentito prima, scusate. Okay. Ciao a tutti. Allora, negli ultimi mesi si sono registrati dei casi gravissimi di aggressione alla condizione femminile, e questo non riguarda solo le lavoratrici, ma anche le giovani studentesse. Noi non stiamo parlando di niente di nuovo, sicuramente, ma la pandemia ha indubbiamente peggiorato questa condizione. Secondo il Censis, le donne che hanno perso il posto di lavoro sono in numero doppio rispetto agli uomini, e sempre secondo il Censis, i 2/3 delle donne hanno denunciato un aumento delle pressioni e dello stress, mentre queste pressioni sono sentite solo dal 38% degli uomini. Tutto questo si somma ad una situazione che già in precedenza era grave per il livello dei salari, che mediamente sono inferiori del 30% rispetto a quelli maschili, per non parlare dell'aumento agghiacciante dei casi di violenza domestica che abbiamo visto in questo 2020. Il lockdown e l'isolamento familiare ha peggiorato la condizione di tutte quelle donne che subiscono violenza in famiglia, e a questo si somma un attacco alle 94, che era già stata in gran parte demolita in tutti questi anni. La recente campagna contro la pillola abortiva è solo l'ultimo tassello di una campagna reazionaria, bigotta e antifemminile, portata avanti dalla classe dominante, dalla Chiesa e dal potere costituito. Ci dicono che noi siamo assassine. Mi piacerebbe le due parole su quella che era la condizione femminile prima del 74, quando venne approvata la legge sull'aborto. E prima di questa legge migliaia di donne morivano ogni anno di aborti clandestini, che erano fatti senza garanzie, senza tutele sanitarie. Quindi abolire la legge che garantisce il diritto all'aborto non significa abolire l'aborto, ma solo renderlo clandestino. E noi rivendichiamo l'autodeterminazione sui nostri corpi e il diritto della donna di scegliere se e quando essere madre. I tagli alla sanità pubblica hanno demolito le politiche di prevenzione, hanno chiuso consultori e hanno ridotto l'informazione verso le giovani. Per questo rivendichiamo che nelle scuole, invece di avere un'ora di educazione civica sui valori della patria, della famiglia e della religione, come si sta proponendo in queste settimane, venga fatta un'ora di educazione sessuale gestita dai consultori, che devono essere opportunamente finanziati e sostenuti, invertendo quelle politiche di tagli alla sanità pubblica che sono andate avanti per tantissimi anni in questa iniziativa. C'è una crescita anche di pregiudizi sessisti che vengono fomentati dalle destre, dalle forze reazionarie, come ha spiegato Silvia, quello che è avvenuto al Socrate di Roma, o il licenziamento dell'insegnante vittima di revenge porn. E anche moltissimi episodi di abusi sono successi alle studentesse durante i mesi di alternanza scuola-lavoro, perché quello è un contesto che pone la studentessa a dover essere giudicata per il suo comportamento dal datore di lavoro, un giudizio che poi pesa sul voto finale della maturità, e di questo molti datori di lavoro sono approfittati e molte cose non sono neanche uscite. La lotta che abbiamo visto in Polonia, come
si ricordava, deve essere per noi di grande ispirazione. Una lotta che non a caso è scoppiata in un paese con una tradizione cattolica opprimente che si è imposta nell'arco di tutta la storia del paese. Così come non è un caso che il movimento femminile sia ripartito dall'America Latina. Una nuova mobilitazione di massa deve avere la condizione delle donne ed è una lotta che deve andare di pari passo con quella del movimento generale della classe lavoratrice formata da donne e da uomini anche. E noi non pensiamo che le due lotte siano in contraddizione e tantomeno antagoniste. Questo lo dimostra quello che già prima dicevano, il fatto che la conquista dei diritti delle donne è sempre andata avanti quando avanzava il movimento operaio. L'autunno caldo ci ha portato anche la legge sull'aborto, così come la rivoluzione rossa e altre nella storia hanno rappresentato un avanzamento colossale delle condizioni delle donne che non hanno avuto precedenti nella storia. Liberarci dalla nostra condizione significa lottare, ma significa anche studiare, approfondire la storia del nostro movimento e apprendere da ogni esperienza. È per questo che Sinistra Classe Rivoluzione, come ricordava Hans, ha deciso di mettere al centro della propria battaglia politica la lotta del sessismo, la lotta al sessismo e per l'emancipazione delle donne, e ha deciso di convocare un convegno che si terrà nel weekend precedente alla giornata dell'8 marzo, dove compagne giovani e meno giovani, senza escludere anche i compagni uomini, discuteranno di come preparare la strada ad una riscossa nella lotta per l'emancipazione di cui non c'è mai stato così tanto bisogno come in questo momento. Grazie Noemi. Adesso c'è Hans che concluderà il dibattito. Mi sentite? Sì. Perfetto. No, ok, allora, ottimo dibattito, ci sono stati diversi spunti di riflessione su, prima di tutto, sulla questione della questione femminile legata al mondo del lavoro. Aspettate. La cosa dello smart working, per me, il lato più ironico della faccenda è che viene quasi presentato come se fosse una concessione, un modo con cui il capitalismo appunto ti permette di, non so, raggiungere la tua famiglia, comunque stare in un posto, non doverti alzare, magari non dover prendere la macchina, eccetera, eccetera. Ma in realtà, soprattutto per quanto riguarda le donne, poi in realtà è un'arma a doppio taglio, perché mentre prima si poteva o stare appunto in ambito lavorativo e magari liberarsi di parte del lavoro domestico, e di cura, magari non doversi occupare del figlio, oppure si poteva stare in famiglia e quindi riposarsi, avere la possibilità di riposarsi dal lavoro, adesso le due cose sono insieme, quindi e tra l'altro con le stesse aspettative sia per uno che per l'altro, quindi non si può effettivamente decidere di concentrarsi su uno o sull'altro, e così si devono portare entrambi con la stessa, con diciamo allo stesso ritmo di prima, solo che sono entrambi, ed è qui che la differenza principale nella vita, ecco, in generale della donna lavoratrice, e questo, quindi doppio del lavoro per letteralmente metà del profitto. Poi per quello che diceva, diceva una cosa interessante Kitty, che aveva fatto l'intervento su come appunto le questioni dei diritti civili fossero strumentalizzati da vari partiti politici che inizialmente appunto si fanno portatori, insomma portavoce di queste battaglie per poi agire in modo totalmente contrario. E questo l'abbiamo visto soprattutto, l'abbiamo visto anche per quanto riguarda per esempio l'ambiente, tutto il greenwashing, il fenomeno del greenwashing, se pensiamo anche al razzismo e non so, mi è venuto in mente le pubblicità di Nike che cercano di essere appunto più inclusive possibili, cioè, stessa cosa col pinkwashing e questi inglesismi vari. Ed è proprio è quello che a loro non interessa assolutamente nulla, perché le questioni sono chiare da sempre e si sanno, ma poi diventano di interesse solo nel momento in cui possono essere strumentalizzate per guadagnarci un profitto, che se politico un profitto per quanto riguarda l'opinione pubblica, l'elettorato,
insomma, la valenza politica, se poi si parla di economia, un profitto che sia ovviamente di denaro. Ed è questa la situazione che ci troviamo avanti. Mi ha fatto un po', cioè, ho trovato un po' un problema interessante il fatto che ci fosse l'intervento di Jonathan, che era esatto, cioè solamente con una rivoluzione si può effettivamente, una rivoluzione appunto socialista, si può pensare effettivamente di affrontare e di combattere appunto il problema dell'oppressione femminile, che insomma anche Noemi riprendeva dicendo sempre sono andati di pari passo le due lotte, quindi sicuramente un elemento importante. E poi dall'altra c'era l'intervento di Mafalda che insomma esortava sulla necessità per esempio di rafforzare i consultori, comunque uno strumento che dovrebbe essere rafforzato. Ed è esattamente questo, penso sia la questione, cioè da una parte qual è i limiti di cercare di combattere una battaglia per arrivare a un'uguaglianza, una parità di genere all'interno del sistema capitalistico ora, che come abbiamo visto, come abbiamo ripetuto in tutti gli interventi e anche io prima nella relazione, è che il sistema capitalistico, che insomma sappiamo che i capitalisti hanno il potere in qualsiasi campo perché ce l'hanno prima di tutto sul piano economico, i capitalisti giovano della presenza di appunto una società che oltre ad essere capitalistica è patriarcale e quindi non vogliono cambiare la questione, quindi è naturale che qualsiasi forma di tentativo di riforma, comunque di richiesta gentile, che non parta da... Ecco perché qui la rivoluzione diventa lo strumento anche per le donne stesse per liberarsi magari dall'oppressione degli uomini, proprio perché deve mettere in crisi un ostacolo che nella società tutta in generale è l'ostacolo principale di tutto, è il problema principale del mondo. Quindi non si può pensare, cioè sì, si può pensare, è difficile, è veramente molto molto difficile, mi verrebbe da dire impossibile, non so, cercare, non so, di ragionare sul fatto che appunto, quello l'aveva detto mi sa la Silvia, che sappiamo che nella famiglia... appunto noi sappiamo che il socialismo si impegna ad abolire la proprietà privata, l'unica ragione, una delle ragioni per cui ad esistere è appunto che passa ereditariamente da padre in figlio, insomma quindi attraverso la struttura sociale della famiglia, quindi se noi pensiamo di fare una battaglia politica nelle famiglie che, come avevo già in parte cercato di sottolineare, che spesso viene considerato vita privata, quindi è veramente difficile agire in famiglia, unire anche tutte le donne che hanno comunque da fare, oltre per insomma, mantenersi libere economicamente, quindi devono lavorare, quindi non hanno il tempo per effettivamente anche prendere una coscienza di sé, insomma non ha la struttura di un partito e quindi le basi per una rivoluzione femminista che non affronti il capitalismo è quasi impossibile, si condanna un po' inizialmente ed è per questo che da una parte ovviamente dobbiamo rafforzare, cioè in generale come qualsiasi aspetto della nostra vita, ovviamente cioè noi siamo contro qualsiasi forma di oppressione, siamo contro qualsiasi forma di violenza nei confronti di qualsiasi persona oppressa, quindi è naturale che anche adesso bisogna mantenere, non so, sicurezza tra gli studenti, come abbiamo visto con le nostre campagne per dire ok, andiamo in DAD, la DAD fa schifo, però tutti devono avere un computer, o anche adesso diciamo vogliamo fare la rivoluzione con la classe operaia, però non è che diciamo aspettiamo la crisi finale del capitalismo, ma piuttosto impegniamoci per, anche quando è possibile, alzare salari, insomma, considerare i diritti del lavoro, eccetera, eccetera. Stessa cosa con le donne, sappiamo che la rivoluzione sarà la liberatrice, però comunque anche solamente per aprire le nostre fila a donne e giovani, un po' per dirla Trotsky, è necessario appunto occuparsi anche delle donne ora. E secondo me, e qui concludo, un'iniziativa come il convegno del 6 e 7 marzo, da quel punto di vista lì di coscienza, insomma, di anche trattazione politica del tema, discussione comune, insomma, anche il portare le esperienze, come è successo anche oggi, è sicuramente lo strumento migliore. Grazie, concluso. Grazie, Ons. E noi abbiamo concluso questo dibattito, ovviamente io vi invito a continuare a seguire la nostra pagina e il nostro sito
Oggi abbiamo potuto soltanto abbozzare una discussione che ha bisogno di tempi più lunghi di quelli che abbiamo avuto a disposizione. Abbiamo bisogno ancora di ulteriori ambiti di discussione per prepararci alle lotte future, anche per mettere in piedi un programma di rivendicazioni che oggi anche questo è stato abbozzato e continueremo ad ampliare di pari passo con l'ampliamento del dibattito e della partecipazione a momenti di confronto come questo. Io vi saluto e grazie per aver partecipato.